dal 2015, periodo in cui ho l'amministrazione della società, abbiamo incrementato l'attività di manovra perché c'è stato qualcuno, l'autorità portuale, le società che fanno capo al porto come Alpe Adria e altri ancora che hanno incrementato il trasporto ferroviario sul porto. Le imprese ferroviarie che allora operavano in porto erano 3, oggi sono 7. I treni che si manovravano allora erano circa 4.500, oggi abbiamo chiuso l'anno 2017 con circa 8.600 treni, abbiamo un obiettivo nel 2018 di 10.000 treni. Sicuramente sono situazioni di crescita importante realizzate con collaboratori di Adrafer specializzati. I dipendenti nel 2015 erano 25, oggi sono 100, i locomotori erano 3, oggi sono 12, e quindi tutto questo evidentemente è quello che abbiamo costruito assieme alla comunità portuale negli ultimi 3 anni.